Questa è un'iniziativa molto, molto importante. Qui a Pescara oggi si riuniscono appunto i presidenti delle LILT di queste regioni limitrofe, Marche, Abruzzo, Molise, e in più c'è il coordinatore della macroarea, professor Rivelli di Bologna. Dovremo mettere a punto la strategia per l'anno in corso e essere praticamente insieme a portare avanti questi discorsi in modo tale da migliorare la potenzialità delle nostre LILT. La prevenzione resta sempre l'obiettivo primario della vostra associazione, come anche delle altre: prevenire e poi curare. E prevenire è meglio che curare, sicuramente. Esistono tre tipi di prevenzione: la prevenzione primaria, cioè occuparsi delle malattie prima ancora che esse insorgano, e questa è un'azione che la LILT di Pescara svolge in maniera intensiva. Sono 8 anni che la LILT di Pescara va a scuola, nelle scuole medie e superiori. E poi c'è la prevenzione secondaria, quando praticamente il tumore è ancora molto piccolo e quindi curabile e guaribile, e questa è una prevenzione che noi facciamo per esempio con nastro rossa per la prevenzione senologica, con la prevenzione dei melanomi, sempre in associazione e in collaborazione con l'ASL di Pescara. Poi c'è la prevenzione terziaria, rivolta a chi si è già ammalato e ha bisogno di sostegni e supporti. E anche in questo campo la LILT col progetto Vado manda i suoi volontari a domicilio per alleviare le sofferenze delle persone che sono ammalate e prevenire ulteriori danni.